Ciao, buongiorno a tutti, sono Paolo Rota, chef del ristorante Da Vittorio in St. Moritz. Siamo all'interno del Carlton Hotel di St. Moritz, appunto. Sono qui per presentarvi una delle ricette tradizionali svizzere, il rösti. Un tortino dorato e croccante fatto con delle patate grattugiate. Oggi vedremo due interpretazioni di questo piatto. La prima, quella tradizionale, e la seconda invece un'interpretazione mia un po' più gourmet rispetto a quella classica. Se voi andate a vedere, la patata è un po' la regina di tutta la cucina dell'arco alpino. La troviamo dalla Slovenia arrivare alle Alpi Marittime, quindi non poteva che essere compresa la Svizzera. La fa da regina la patata proprio perché questo tubero ha la particolarità di essere resistente anche a temperature basse, facilmente coltivabile e ha una conservabilità molto alta, quindi appunto è diventato ingrediente fondamentale per sfamare proprio le genti di montagna. La versione tradizionale del rösti. Le scuole di pensiero sono due: chi usa le patate grattugiate a crudo e invece chi le usa grattugiate, diciamo, semicotte. Io le ho leggermente sbollentate, le faremo bollire per qualche minuto, circa una decina, un pizzico di sale. La bollitura della patata, la prassi è quella di farle il giorno prima per il giorno dopo, ok? Quindi la patata ha bisogno di questi pochi minuti di lessatura. Una volta che testiamo la cottura, la nostra punta del coltello entrerà nella patata, possiamo mantenerla in frigorifero, diciamo, per tutta la notte. Il giorno dopo saranno pronte per essere grattugiate. Tendenzialmente la patata usata è quella di montagna e queste sono quelle che noi utilizzeremo. Anche qui poi ci sono scuole di pensiero, alcuni mantengono la buccia e altri invece la tolgono. Non c'è una proporzione ben definita, credo che con 3-4 patate di dimensioni medie 4 persone mangino una bella porzione di rösti. La versione che vi presento è quella originale, però può essere arricchita con erbe aromatiche o della pancetta affumicata, delle cipolle. Soprattutto nelle famiglie il rösti viene utilizzato anche come piatto di recupero. Se magari nel frigorifero rimane qualcosa del giorno prima, cercano proprio di recuperare quanto avanzato e inserirlo in questa meravigliosa torta di patate. Molto bene, le patate sono pronte per essere grattugiate. Utilizziamo questa grattugia, la parte più grossa. Dobbiamo ottenere una sorta di fiammifero allungato, quindi da questa parte cominciamo a grattugiare in modo energico la patata. Vedete che belle? Ecco, arrivate fino al punto in cui riuscite. Queste le mettiamo da parte, magari le utilizzeremo per altre cose, in una zuppa o qualcos'altro. Questa è la terza patata che stiamo grattugiando, io credo di esserci. Sì, ci siamo. Perfetto, le nostre patate sono grattugiate, le condiamo leggermente, solo con un pizzico di sale. Ecco, in questo caso, se doveste aggiungere altri ingredienti, magari saporiti, tipo un salume, che potrebbe essere la pancetta, piuttosto che altre cose, ovviamente dovrete poi stare attenti alla salatura, essendo già il salume sapido. Quindi una mischiatina così, in modo che prendano un pochino il sale, e le nostre patate sono pronte. Una cosa che bisogna fare, proviamo a strizzarle, però vedete che nessun liquido esce, ok? Questo perché? Perché abbiamo fatto la precottura della patata. Se avessimo usato patate crude, sicuramente facendo questa operazione sarebbe uscito tantissima acqua ed è fondamentale che l'acqua esca. Quindi se usate patate crude, grattugiate e poi ben strizzate. Perfetto, la patata è condita, ora non ci resta altro che passarla in padella. Aggiungiamo del burro chiarificato, qualche cucchiaio, in modo tale che cominci a scaldarsi per bene. Si può benissimo fare anche con dell'olio, olio d'oliva. Ovviamente il sapore non è quello originale. Ok, la temperatura del burro c'è, possiamo aggiungere le nostre patate. Le mettiamo poco alla volta, cercando di formare già da subito una sorta di tortino, vedete?
cercate di mantenere lo spessore uniforme in modo tale che cuocia uniformemente. Quindi diamogli la forma che ci serve, come fosse una sorta di frittata. Lasciamo adesso che rosoli lentamente in modo tale che non si bruci e si crei una bella crosticina croccante. Vi renderete conto da subito che magari il burro che avete messo all'inizio non è sufficiente, ovviamente la patata tende ad assorbire parecchio. Nel caso possiamo aiutare un pochino la doratura aggiungendo qualche altra goccia di burro in modo tale che penetra e favorisce la rosolatura. Ovviamente non abbandonate il tegame a se stesso, va seguito e curato perché la doratura va presa al momento giusto, che non sia troppo chiara e non sia troppo passata e quindi tendente al bruciacchiato. Noi non vogliamo che succeda questo. Oh, guardate che bello, lo vedete? Comincia a staccarsi per bene, a dorare. La crosticina deve essere dorata, però bella persistente, non troppo leggera. Quindi lasciamo ancora qualche minuto che si formi per bene. La crosta si è formata, il tortino, come vedete, si muove liberamente nel tegame. Questo è segno che possiamo girarla, ok? Con l'utilizzo di un piatto, potete anche leggermente ungerlo. Facciamo un movimento veloce e la rimettiamo dentro. Vediamo un po', sentite? La crosta è molto ben fatta. Qualche minuto ancora, diamo il tempo adesso alla parte sottostante di dorare e poi passiamo all'assaggio. Meraviglioso, il rosti è pronto, andiamo. Lo mettiamo su questo bel tagliere di legno e lo accompagneremo a della crema acida. Possiamo profumarla con un pochino di erbe, dell'erba cipollina, un pochino di aneto, anche questo lo sminuzziamo così grossolanamente. Ok, tagliamo il nostro rosti, sentite che bel rumore, sembrerebbe ben riuscito, vedete? Quindi l'intento era quello di avere la crosticina esterna croccante e il cuore della torta morbido, fondente. Ci siamo riusciti. Mettiamo una punta di crema sopra ogni fetta, poi questa va un po' a piacere, chi ne può mettere di più, di meno. E mettiamo le nostre erbe. Qualche cristallo di sale. Benissimo, il piatto tradizionale svizzero è pronto. Ragazzi, lo provate? Forza, venite! È il miglior rosti di St. Moritz. Vero o no? Brava. Noto con piacere che Italia Squisita ha dedicato qualche pagina a noi, che a me e ai miei colleghi che stiamo operando in Svizzera per tenere alta la gastronomia italiana. Questa è una cosa molto interessante e ringrazio tutti voi della rivista. Grazie mille. Vi abbiamo presentato il rosti tradizionale svizzero, ora prepareremo la versione un po' più elaborata, è una versione che ho deciso di mettere in carta quest'anno, andiamo insieme a scoprirla. Innanzitutto cambiamo il tipo di patata, non avremo più le patate che abbiamo usato con il rosti tradizionale, è una patata rossa, più indicata a questo tipo di cottura. Come prima cosa andiamo a modellare la patata. Dobbiamo ricavarne dei parallelepipedi, cerchiamo di tagliarla in modo preciso
Vedete, ci siamo. Ottimo, abbiamo ottenuto dalle patate i nostri parallelepipedi, bellissimi. Mi raccomando, gli scarti non buttateli, ma riutilizzate. Noi con questi, dopo averli lavati per bene, facciamo un bel brodo di patate e lo utilizziamo per creare degli antipasti con il tartufo. Quindi non si butta nulla, eh? Andiamo al taglio della patata. Con l'aiuto di un'affettatrice dobbiamo affettare la patata il più sottile possibile. Questo è lo spessore ideale, vedete che è quasi trasparente, si vedono le mie dita sotto. Mentre affettiamo, cerchiamo di mantenere le patate nella propria forma, quindi affetto e cerco di ricomporre la patata stessa così a strati. È un lavoro che richiede magari un po' di tempo e di pazienza, però va fatto con calma e attenzione. Bene, il primo taglio lo abbiamo fatto, abbiamo le nostre sfoglie di patata. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo condirle con il burro chiarificato. Assicuriamoci che la patata sia ben condita con il burro chiarificato. Prendiamo il nostro stampo, in questo caso ho uno stampo in silicone che è molto più pratico, ma potete benissimo utilizzare uno stampo tradizionale in metallo, eh. Ora dobbiamo fare un po' come con il domino, no? Quindi allineiamo per bene le nostre patatine e cominciamo a creare la bordatura della torta. Teniamole ben strette. L'utilizzo del burro subito è fondamentale anche per evitare che la patata si ossidi. In questo caso il burro fa un pochino da isolante. Facciamo in modo che si sovrappongano per bene tutte le lamelle, vedete? Prima fase è fatta. Ora andiamo a preparare il cuore della torta. Devo fare lo stesso procedimento, però la patata non la taglio più sul lato più piccolo, ma per lungo. Quindi lo spessore è lo stesso, l'unica differenza è che le tagliamo per la lunghezza. Il passaggio è lo stesso, quindi nel burro facciamo in modo che si imbevano per bene e poi andiamo a preparare il cuore della torta. In questo caso è meglio se lo facciamo non più come prima, a pacchetto diciamo, ma magari prendiamo qualche sfoglia di patata, una, due sfoglie alla volta, andiamo a posizionarle. È fondamentale che le patate rimangano compatte perché in cottura dobbiamo ottenere lo stesso risultato del rösti, quindi la croccantezza esterna deve poi unirsi a quella che è la patata fondente e morbida all'interno. Se noi le teniamo troppo larghe durante la cottura c'è il rischio quasi sicuro che si secchi il tortino e non rimanga bello fondente. Continuiamo così fino alla fine del tortino. Allora, vedete, andiamo proprio a chiudere completamente la torta, proprio come se fosse un fiore, vedete? Arrivo fino al cuore cercando di andare a chiudere completamente. Ok, ci siamo, il tortino è pronto, andiamo a cuocerlo in forno. Lo cuociamo a 180-185 gradi per circa un quarto d'ora, fino a doratura. Un quarto d'ora circa è passato, controlliamo la cottura del nostro tortino. Sembra bello, perfetto. Ora necessita di qualche minuto di riposo, nel frattempo prepariamo il condimento. Andiamo. Tritiamo un pochino di aneto, un po' di erba cipollina. Poi prepariamo qualche fettina di scalogno in brunoise, quindi dobbiamo affettarlo molto molto finemente, quasi tritato ma non tritato, quindi vedete che lo affetto prima da una parte, poi dall'altra,
e poi tagliamo questi minuscoli cubetti. Ok. Un po' di cipollotto fresco, magari questo lo metteremo a bagno per qualche istante in acqua e ghiaccio, in modo che rimanga più croccante, una testura più scrocchiarella in bocca, e anche per togliergli un po' il forte della cipolla. Aggiungiamo alla nostra ciotola una grattugiata di scorza di lime, una macinata di pepe, raccogliamo il nostro cipollotto e aggiungiamo qualcosina al condimento. Ai nostri vegetali aggiungiamo un paio di cucchiai di olio extravergine, qualche goccia di colatura di alici, un cucchiaino di uova di salmone, ok, ci siamo. Il tortino ha riposato, non dobbiamo far altro che impiattarlo, quindi lo togliamo dallo stampo. Prepariamo la base, mettiamo un cucchiaio di crème fraîche. Solleviamo il nostro tortino, lo posizioniamo nel centro del piatto ed ora andiamo a condirlo con il nostro condimento. Vedete, come dicevo prima, per il rösti tradizionale l'aggiunta di ingredienti che possono ulteriormente ingolosire la preparazione, no? Questo è proprio quello che mi ha un po' ispirato a fare questa cosa, quindi aggiungendo delle verdurine fresche, delle erbe aromatiche, il caviale, completiamo con qualche erbetta fresca. Mettiamo qualche cristallo di sale. È pronto, andiamo a scoprirne il cuore. L'obiettivo raggiunto, abbiamo la parte croccante esterna della crosticina, come nel rösti tradizionale. Il cuore del tortino è molto morbido e cremoso. Il gusto è vivace perché abbiamo la crème fraîche sul fondo, gli scaloni, il cipollotto crudo, caviale, uova di salmone, la colatura, gli agrumi che danno comunque vivacità e freschezza al piatto. Bene, vi ho fatto vedere la versione tradizionale del rösti svizzero, vi ho fatto vedere la mia versione. Ora non vi resta che riprodurli a casa, sia l'uno che l'altro, mi farete poi sapere quale delle due vi è piaciuta di più. Un saluto caloroso dalle Alpi svizzere, grazie!